Ciao, buona serata, eccoci, è un po' di giorni che non ci sentiamo, eccoci per un'ora istituzione. Allora, è un po', intanto vi invito a iscrivervi al canale, al blog collegato al canale Telegram, come solito. Allora, è un po' che non ci sentiamo perché sono stato molto indaffarato e con l'attivismo, con il collaborare con i ragazzi che fanno le manifestazioni qui a Genova e scrivere, leggere, solite cose, per cui sapete io non ho nessuna rubrica con cui pretendo di o prometto anzi di fare uno o due video al giorno. È capitato che anche che ne facessi tre in un giorno, però capita anche che sto una settimana senza far video, no? Perché cerco di parlare quando ho qualcosa da dire che non ho già detto, no? E di non ripetermi, e poi è gioco forza ripetersi per questo ambito, perché come sentiamo tanti, vediamo tanti video da tante piazze, da tanti convegni, di persone che dicono sempre ognuno dice la sua cosa, anch'io capita anche a me di dire sempre quella cosa, anche se in salsa diversa, con approcci diversi, però insomma dobbiamo spingere finché non si arriva. Ma questo non vuol dire che devo fare sempre, non sono io quello che ha la rubrica, insomma, il giornalista o il mio è sempre, cerca di essere anche umilmente sempre un lavoro analitico e propositivo. Allora, sono stato molto indaffarato e questo qui, questo video, se non è l'ultimo è il penultimo, perché poi starò fermo per un po', perché purtroppo dovrò tornare a fare dei lavori idraulici alla sala macchine, e verosimilmente questa cosa mi prenderà un mese. Dovrei ricoverarmi il lunedì prossimo, il 4 ottobre, e quindi appena mesata sarò abbastanza, tra riabilitazione e tutto, sarò abbastanza, insomma, impegnato, e quindi non credo che riuscirò a fare video, forse ricomincerò a scrivere qualche articolo fine mese prossimo, no? Spero intanto di pubblicare anche, credo che stia uscendo l'ultimo articolo sull'attualità, che sta uscendo su Sovranità Popolare, quindi poi lo metto anche nel blog. E allora, con questo video, quindi, che se non è l'ultimo è il penultimo, che l'ultimo potrebbe essere, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, potrebbe essere il mio eventuale intervento alla piazza di Genova sabato prossimo. Quindi questo, con questo video continuo, perché c'ho delle chicche, continuo il discorso che avevo fatto nel precedente, che era quello che era sorto dal mio disturbo nel sentire i titoli del TG quando stavo a leggere il giornale al bar, che sentivo che alle 9 TG1 iniziava con emergenza climatica, Draghi dice che è importante o grave come quella sanitaria, no? E quindi avevo fatto questo discorso sull'emergenza climatica e sollecitato dalla visione di questo video, poi un mio conoscente mi ha fatto, cioè abbiamo iniziato a parlare e mi ha raccontato alcune cose, quindi io non vi dirò ovviamente chi è il conoscente e manterrò tutte le cose che mi dice molto 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 nascoste, tra virgolette, per cui non saprete mai queste cose dove stanno accadendo, no? E conoscente web, quindi potrebbe essere in tutta Italia, ma secondo me è in tutta Italia, perché cioè se accadono queste cose in una città è verosimile che accadano anche in altre città.
Sempre riguardo, no, alle ipocrisie che si celano dietro e quindi ai magheggi, alle manovre, alle politiche da attuare che, a piccoli e grandi livelli, che si celano dietro questa emergenza climatica, cambiamento climatico, che sapete è assai discusso, non tutti gli scienziati sono concordi, e quindi si cerca di distinguere l'inquinamento che è una cosa, le modifiche climatiche, nessuno nel mainstream si usa questa cosa come per colpevolizzare sia l'uomo in generale, non si sentisse abbastanza colpevolizzato già dall'essere un untore che rifiuta di farsi le pere di Stato, per colpevolizzarci per il nostro stile di vita e per il consumo del pianeta, no? Poi però riportano notizie che ci dovrebbero far riflettere, che vi dirò alla fine, invece non fanno riflettere, almeno non sui media mainstream, no? Quindi ragazzi, qui il Green Pass, ripeto, l'hanno chiamato Green Pass, non l'hanno chiamato pass sanitario, perché il green, l'ideologia green, no, è quella che condizionerà sempre più le nostre vite, le nostre politiche, le politiche di stati che non sono più stati di diritto, ma sono stati di diritto privato, no, potremmo dire, perché sono in mano a chi detiene le leve del potere, che sono le leve della tecnica, della ricerca, del controllo a vari livelli della persona, quindi sanitario, ma digitale e quindi politico, democratico e tutto quello che volete. E come l'emergenza sanitaria è un ottimo viatico per introdurre prassi e politiche autoritarie, antidemocratiche nella società, lo è, se non di più, il presunto amore per il nostro pianeta, che però poi, guarda caso, diventa sempre una distruzione dei rapporti umani e della libertà dell'uomo. No, e allora queste chicche sono appunto per poi, a parte questo, andando, scendendo più nello specifico di questa brevissima descrizione che ho dato sull'autoritarismo ambientalista che stanno spingendo i governi occidentali, ma un po' tutto il mondo, per certi versi, perché farà comodo a tutti gestirsela in un certo modo. E vediamo che cosa mi sono stampato, perché lui, ne abbiamo parlato e poi mi ha scritto anche dei messaggi, e allora ho un po' raccolto, no, queste cose, perché sono utili per capire poi anche nel piccolo come si declineranno e come già stanno facendo e come già stanno pesando sulle nostre vite, sui conti, su tutto, non solo a livello ambientale, ma anche a livello di bollette, di prezzi, di biglietti, di politiche energetiche, che con la scusa appunto dell'energia e della sostenibilità lo fanno del loro, cosa sostengono e come sostengono. Allora, infatti mi diceva, no, quello che dicevo prima, io prima e dopo la pandemia si riprende col mantra dell'ecologia alla Greta Thunberg e varie altre cose, no? E quindi sempre a farci sentire in colpa dell'inquinamento globale, quando poi ci sono noi come occidentali, come europei, come poi quando abbiamo l'India, la Cina eccetera, che non rispettano neanche i protocolli di Kyoto sulle emissioni, no? Quindi guarda caso a questi ne dice niente nessuno.
Così facendo, le aziende nazionali europee che dovrebbero spendere soldi, tanti soldi, per l'adeguamento dei filtri sulle ciminiere preferiscono delocalizzare in Cina e in India, dove non vengono seguite le normative europee anti-inquinamento, e trasportare la merce con conseguenze di ulteriore inquinamento. Questo, beh, è ovviamente la globalizzazione barra delocalizzazione, e noi sappiamo che forse la più grossa fetta o una delle più grosse fette dell'inquinamento mondiale ce l'abbiamo con il commercio globale, perché le 5.000, credo oltre 5.000 portacontainer, no? Abbiamo letto, abbiamo visto dati di associazioni che studiano queste cose, cioè una portacontainer di quelli grandi inquina, se non ricordo male, come metà o addirittura come tutte le auto europee messe insieme. No, quindi, e poi queste sono 5.000, quindi capiamo che sbattere sulla pelle del povero utente che ha la sua automobile il problema per obbligare a fargliela comprare elettrica, che poi ben sapendo che quelle elettriche hanno un ciclo, nel loro completo ciclo inquinano più addirittura di quella a diesel, neanche di quella a benzina, e allora no, però sta gente le cose non lo sa, capito? Sta gente vede gli spot. Tra l'altro, le macchine elettriche, io sono un amante delle auto e c'ho qualche anno, ma a me le macchine elettriche non piacciono, perché le macchine elettriche sono come le persone con la mascherina, sono senza volto, non avendo bisogno di tutti quegli ingressi, sfoghi, prese. Cioè la macchina elettrica sostanzialmente non respira, non è un meccanismo dotato di respiro come la macchina a combustione, e non c'ha bisogno di tutti gli sfoghi, le prese d'aria, le cose, per cui è tutta più chiusa e è brutta, non ha un volto, cioè si presenta con un muso anonimo. Anonimo senza, cioè più anonimo, poi sì, c'ha i fanali, c'ha delle linee, c'ha delle cose estetiche, però rispetto a un'auto a combustione ben caratterizzata, soprattutto anche magari non di queste ultime, ma anche di altre, quelle più vecchie che c'hanno una personalità, cioè veramente sono auto molto anonime, sembra veramente, facciamo il paio con le persone che hanno una mascherina, che non vedi solo gli occhi, ma non vedi il resto del volto, che dà l'anima agli occhi, paradossalmente, perché si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, però tutto il volto è lo specchio, e anche tutto il volto, non solo gli occhi, lo specchio dell'anima, perché si dice che lo sguardo che sorride, sì, però vedi il sorriso pure, allora dici lo sguardo che sorride. Se tu metti il bavaglio, il sorriso sì, te lo devi un po' immaginare, anche o devi essere molto attento, però la macro percezione cambia alla grande, ragazzi, quindi ulteriore inquinamento dovuto, no, ai portacontainer, quindi al commercio globale. E poi mi fanno, questo amico Tiracosta, e racconta una cosa sullo spostamento delle polveri sottili, lo chiama così, e dice: mio caro amico che lavora per un'azienda di cui non vi dico il nome, mi ha detto queste cose, dice praticamente che molti mezzi che so perfettamente o erano perfettamente funzionanti, che non rispettavano però le normative Euro 4, 5, 6, vengono ceduti in Albania, in Libia, in altri paesi, addirittura anche oltreoceano, tipo Cuba, eccetera. E questo perché l'Unione Europea obbliga ad avere dei mezzi non inquinanti, tra virgolette, no? E quindi sempre questa azienda tiene nella rimessa molti, invece alcuni, pochi o tanti, non lo so, mezzi che so vecchissimi, no, quindi so più vecchi di questi, che dice allora perché non gli hanno venduto questi ai paesi, no, li tengono per fare in modo che l'età media del parco circolante sia alto, no, così da ottenere finanziamenti, e questo è il
capito? So, gli escamotage, il genio italico mal posto, no? Diciamo, quindi tutta questa cosa non è esente da magheggi vari, ovviamente la politica non si è peritata di pensare a, anzi, magari gli fa comodo, no? Perché poi a certi livelli fa comodo tenersi buone anche certe aziende, probabilmente, no? Poi un'altra chicca, no? Ci abbiamo i filobus, no? Per esempio, sempre nella sua città ci sono i filobus che vengono fatti viaggiare in termico, no? Perché dice quando ci sono dei lavori sul tragitto, no? Quindi magari se deve spostare, allora non riescono più a toccare i fili della corrente, allora vengono fatti viaggiare in termico. Quindi però magari questi mezzi furono acquistati per girare in marcia termica per pochi metri, no? Giusto per le manovre di emergenza, per passare un ostacolo. Invece da noi, dice, girano in termico per mesi magari, sono andati fuori garanzia perché anziché far girare i mezzi normali bisogna far vedere che l'azienda è ecologica e ha i filobus, no? Anche questo. E poi c'è la grande svolta ecologica, cioè che vuol dire incentivi per far girare macchine elettriche in stile Norvegia, dove applicano i bolli anche per far entrare in città, capito? Questo per il politicamente corretto ambientale, certo, è politicamente corretto, giammai, no? Per parlarne male, giammai non tenerne conto. E poi però gli studi dicono che per produrre un veicolo elettrico, appunto, si inquina di più di un diesel di nuova generazione nel ciclo vitale, produzione, funzionamento, smaltimento. Capite come stanno le cose? Poi dice che su una linea particolare di questa città c'è un progetto che ha un nome, no? con una flotta di veicoli ibridi. Che sono nuovi di zecca questi autobus, no? E dopo qualche anno sono andati tutti in pensione nonostante ci avessero pochi chilometri alle spalle. Questo perché le batterie di questi mezzi ibridi durano dopo circa 10 anni sono finite, erano esauste, no? E il costo delle batterie era come comprare l'autobus nuovo, no? E nonostante tutto questa azienda sta investendo per comprarne di nuovi, così, quindi anche per la locomozione, quindi c'è tutta sta mega finzione, no? Però c'è anche la mega finzione che sul fatto che la tecnologia non è così pronta, anche no, dice, vabbè, però fanno anche meno rumore vabbè che inquinano di più complessivamente tutto il ciclo, però fanno meno rumore, allora. No, e poi però hanno gli stessi problemi di un piccolo elettrodomestico, che ne so, di un rasoio, di un trapanetto, che ne so, qualcosa, no? Io per esempio ho il rasoio Philips, io mi taglio la barba col Philips da anni, ormai ho la pelle tarata sul Philips a tre testine elettrico e il motore funziona benissimo quando le tre testine sono consumate e tagliano veramente male, cioè ci vorrebbe veramente troppo tempo, sta lì le mezz'ore a tagliarsi la barba. E allora però se vai a comprare le testine te costano magari 30 euro, quando il rasoio nuovo te ne costa 48, e allora che fai? Compri il rasoio nuovo. Noi stiamo, e qui in mille altri esempi, no? E quindi anche per tutta questa svolta che dovrebbe cambiare il mondo, stiamo da capo a 15 con questi fenomeni qui, ragazzi, è fantastico questo, no? Quindi alla fine c'è questo spostamento delle polveri sottili, ma l'inquinamento globale è sempre lo stesso. Quindi sono queste leggi per far vedere che si fa qualcosa, ma alla fine sono del tutto ipocrite, pura ipocrisia, scrive, no? E per concludere, così
con questo video concludo un po', facciamo un dittico con il video precedente, no? In cui iniziavo questa breve, brevissima disamina di questa emergenza climatica. Pochi giorni fa abbiamo visto, no? I ghiacciai, ho visto anche un documentario, ho visto metà, un pezzetto, un video su YouTube, no? Avrebbero trovato resti, tunnel risalenti alla prima guerra mondiale, mi sembra, sullo Stelvio, no? Che erano sepolti da anni sui ghiacciai. Ma se erano stati fatti la seconda guerra mondiale, vuol dire che in quell'anno o in quegli anni non c'era la neve. Quindi anche in c'era già riscaldamento globale o ciclicamente ogni tanto capita che sta neve si scioglie, poi si ricompone, poi si scioglie, poi si ricompone. Cioè ci sono dei cicli su cui noi ancora siamo una cacatina proprio. Il nostro inquinamento, che pure esiste sicuramente, ancora non è neanche minimamente in grado di influire su una cosa così grossa come l'ecosistema di un pianeta, insomma. Questo non vuol dire che non bisogna stare attenti all'ambiente, per carità, assolutamente, anche perché poi l'inquinamento, sì, magari al pianeta non gli fa niente, però a noi ci ammazza con le bronchiti, con gli enfisemi polmonari, per carità, no? Quindi ci avvelena, quindi ok, bene, però che debba diventare l'ennesima ideologia, l'ennesima emergenza per costringere le democrazie, gli stati di diritto, ex stati di diritto, ex stati sovrani a attuare l'ennesimo protocollo di controllo ipertecnologico. Perché il controllo? Perché il controllo è lo stesso controllo che ci abbiamo con il Gino? È perché alla fine elettrificare tutto vuol dire appunto elettrificare tutto, e quando tu elettrifichi una cosa la controlli anche elettronicamente, perché elettricità ed elettronica nel mondo moderno vanno a braccetto, e l'elettronica è la base per il controllo delle persone. Ragazzi, sveglia, di questo stiamo parlando. Queste sono tutte mega super cazzole, mega emergenze sanitarie spiegate male, illustrate peggio, pensate benissimo per i loro scopi, con cui ci fottono la vita, la libertà e tutto quel che resta della dignità e della razionalità umana. Questa è la realtà, ok? Allora, la finisco qui con questo video. Se capiterà che non riuscirò in qualche modo, non so perché, a parlare sabato alla manifestazione, sarà l'ultimo video per adesso, e ci vediamo minimo, probabilmente ci vedremo minimo, perché non è ancora sicurissimo, insomma. Io mi ricovero, poi vado a fare, diciamo, subito questa TAC, cioè saranno consulto, ma verosimilmente 8 su 10 mi hanno detto andremo a fare sti lavori idraulici alla sala macchine, insomma. E per cui ci rivedremo fra più di un mese, verosimilmente. Ok, alla prossima, fate i bravi, attendete il mio ritorno. Speriamo bene, che Dio ce la mandi buona e senza mutande, si diceva una volta, quelli dell'età mia dicevano così. E alla prossima. Ciao ciao, iscrivetevi, leggete, ci avete tanta roba da leggere ancora e da guardare nei miei canali, quindi anche se non pubblico per un mese e passa, ci avete da fare, condividete tutto. Ciao ciao, alla prossima.